Vai, siamo alla discarica di Soltarico in provincia di Lodi, siamo qua insieme a dei portavoce, a tanti portavoce del Movimento 5 Stelle per cercare di tenere alta l'attenzione sul problema delle discariche nell'Lodigiano, problema che è gravissimo per noi. Questa discarica è il classico esempio di abuso di conferimenti di rifiuti in luoghi non idonei. Qui c'è il De Rosa, Massimo De Rosa, che fa parte della commissione, c'è anche Fiasconaro della commissione della regione Lombardia. Li presento, ecco. Sì, qui abbiamo una discarica che è stata concepita per 130.000 tonnellate e che è arrivata a 1.600.000 tonnellate di rifiuti. In una zona adiacente a un SIC e a un parco naturale. Ci sembra che la zona assolutamente non sia accettabile per dislocare una discarica. Come al solito i nostri amministratori sono stati miopi e non hanno visto più là del loro naso. Si continua a utilizzare il territorio per sfruttarlo e non per vederlo come una risorsa per il nostro futuro. Quindi noi non possiamo accettare un disastro del genere. Abbiamo 26 metri di montagna di rifiuti in una zona coltivata, in una zona pregiata che dovremmo difendere. In questo momento abbiamo anche la formazione di un laghetto a causa della pressione di questi rifiuti sulla falda acquifera che si trova sottostante. Quindi abbiamo una formazione di un laghetto, acqua di falda che risale e che si trova in una posizione innaturale. Quindi siamo andati a compromettere l'ambiente anche fuori dalla discarica. Tutto questo è inaccettabile e noi andremo avanti adesso a livello nazionale per informarci se tutte le procedure sono state svolte correttamente e informarci se il comitato può essere appoggiato nella sua battaglia per non ampliare addirittura questa discarica che vuole essere addirittura ampliata. Io Andrea Fiasconaro, in regione, consigliere regionale, commissione ambiente. Ma cosa aggiungere? Ci sono varie criticità, ci sono sempre state criticità ambientali su questa discarica. Bene, noi porteremo avanti un'iniziativa di ispezione tramite il Consiglio regionale e nei confronti dell'assessore all'ambiente. Altre forze politiche hanno già iniziato, noi su questo ci sentiamo di dire che possiamo anche appoggiare un'azione condivisa, perché sui contenuti, sui temi dove condividiamo le battaglie possiamo andare insieme. Detto questo, dobbiamo verificare cosa è stato conferito, verificare come è stato conferito e caratterizzare quindi dei rifiuti conferiti. Per quanto riguarda l'ampliamento, oserei dire che siamo assolutamente contrari, data la situazione attuale e dato il luogo in cui si insedia questa discarica. Doveva essere temporanea, non l'è più stata, questo è sicuramente un problema che la politica, come al solito, invece di risolvere i problemi, sempre ne crea con le emergenze. Detto questo, dobbiamo tenere anche da conto che Regione Lombardia, nel nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilisce che i conferimenti dei rifiuti in discarica devono avere un ruolo marginale. Questo lo scrive nero su bianco nel nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. E anche su questo dobbiamo riflettere e anche su questo dobbiamo confrontarci con l'assessore. Per concludere, voglio solo ricordare che io in Consiglio Comunale a Lodi 15 giorni fa avevo presentato, proprio per spiegare la miopia delle amministrazioni, una mozione che voleva cominciare a introdurre il discorso di rifiuto zero e di adottare il protocollo rifiuti zero, ovviamente bocciata dalla maggioranza del Consiglio Comunale, maggioranza del PD, maggioranza di centro-sinistra. Questo a conferma della miopia che le varie amministrazioni qua sul territorio, tutte, sia a maggioranza leghista che a maggioranza PD, dimostrano di fronte a questi tipi di problemi. In conclusione, ricordo che per il Movimento 5 Stelle il rifiuto dovrà essere una risorsa. Il rifiuto zero, i rifiuti fondamentalmente, se differenziati,
e qua oggi siamo intorno al 50%, ancora basso, se differenziati nel modo giusto, sono delle materie prime da utilizzare per altri tipi di lavorazione. Quindi il Movimento 5 Stelle punta su questo, crea posti di lavoro, crea un indotto pazzesco. Se vinceremo noi e vinceremo noi, questo in Europa, questo sarà sicuramente uno dei temi più importanti. Intanto fiato sul collo e vinciamo noi. Vinciamo noi. Tutto da rifare. Non era schiacciato orecchio.